Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui al secondo appuntamento con Titan Quest Immortal Tron, questa fantastica avventura che stiamo vivendo insieme. Allora, prima di infognarci all'esterno di questa cittadina, ci sblocchiamo anche il portale, così quando c'è necessario potremo ritornare indietro. E allora quindi procediamo per la foresta di Laconia. Però quello ci vuole dare una missione, allora sappiamo. Dicci. We were leading our flocks home when a pack of satyrs attacked. Oso, che so cazzi da quella. They grabbed Telis and dragged me. Eccoci qua, ennesima missione, ragazzi. Andiamo quindi a cercare i briganti di cui parla. Se io lo muta una mano, se no. Se ne potremmo pure andare avanti per la missione principale, però. Sinceramente a noi ci serve un po' di esperienza, quindi ci interesserebbe anche fare le missioni secondarie, almeno all'inizio. Questi già so dei briganti, non so sicuramente quelli che cerca lui, però intanto li facciamo fuori. Oh, una bella bottiglietta è già cascata, a noi ci interessa troppa più roba possibile. Un po' di oro, non vi casca manco per sbaglio, niente, apposta, andiamo avanti. Ci abbiamo uno scheletro che sta per morire. Cerca di resistere, ciccio. E poi tra l'altro ragazzi, livellando ancora un altro po', probabilmente chiameremo anche il terzo. Allora lì la situazione già si farà abbastanza interessante. E più che altro ci velocizzerà parecchio le uccisioni, le kill dei mob. E li faremo prima. E comunque qui facciamo man bassa degli accampamenti nemici. Ok, ah, quello è morto. Chiamiamolo a... Ah. Questo gruppetto dei corvi. Fate piano che fate venire pure i cinghialotti, ecco, lo sapevo. Oddio, stiamo a rischio di vita. Attenzione. Diciamo che per il momento ci siamo salvati, Non so se siamo ristabiliti. Dai, un altro po' e stiamo quasi per far livello. Insomma, sti scheletri non è che sono tanto resistenti, Qui pure che aumentiamo il numero. Servirebbe un attimino di rigenerazione, che quella probabilmente c'è. Mi sembra che l'ho letta nella maestria, che praticamente quando gli sbloccheremo un'abilità particolare agli scheletri si rigenereranno del... Eccolo qua, il momento propizio che aspettavamo. Benissimo, allora raccogliamoci nel frattempo gli allori. Finisco un attimino il discorso degli scheletri, che recupereranno gran parte della salute con gli attacchi. Certo, prima bisognerà sbloccare la skill. Allora, quest'arco tanto non me lo posso mettere e a questo punto non mi interessa, perché più andremo avanti e più probabilità ci saranno che io dovrò prendere una staffa. Una staffa, perché noi alla fine saremo circondati da un esercito che lotterà per noi, quindi alla fine diventerà non propriamente un PG di attacco, ma faremo automaticamente da supporto alla squadra. La squadra che certo dovremo andare ancora a creare. Per il momento ci abbiamo soltanto due scheletri. Però ragazzi, seguite gli episodi perché capirete di che cosa sto parlando. Allora, qui l'accampamento è molto più folto di quello di prima. Ci abbiamo non solo scheletro, ok, ma adesso l'abbiamo raddoppiati. È che sono un po' deboli. Ragazzi, vi dovete rafforzare, così non va bene. Io praticamente sto combattendo poco e niente già, soltanto con due mob che abbiamo al nostro servizio. Ora vediamo un po' come si sviluppa la situazione con i punti che abbiamo messo. Attenzione, perché non siamo ancora riusciti a sbloccare il terzo scheletro. Questi che fanno? Scappano? Ah, questi fanno parte della missione. Allora seguiamoli, facciamoli fuori. Ok, non vogliamo testimoni. Qua ci stanno pure amici vostri. Tocca far fuori tutta la famiglia qua. Ecco quello scappa, allora seguimolo. Ah bello, c'ho i frecce, Devo scappare. Allora, vediamo se tante volte i briganti di cui parlava il tizio lì nella cittadina. Vediamo se tante volte stanno qui. Questi per me sono tutti i briganti. Tanto noi chi troviamo uccideremo, quindi... Eccoli qua, questi sono contornati, quindi probabilmente sono della missione. Addirittura hanno una scritta diversa, quindi sicuramente la risposta è sì. Sono della missione. Ecco qui.
Infatti abbiamo completato la missione. Qui abbiamo pure un bello scrigno. Ambedì la robetta. Chiappa chiappa. Ambedì i sordi. Perfetto ragazzi, siamo riusciti dalla caverna di nuovo e proseguiamo a questo punto per la missione principale. E buttiamoci nella foresta di Laconia. Qua troveremo nemici nuovi. No, col cavolo, sono sempre gli stessi. A posto, ok. Killiamo, che mettiamo da parte. Mettiamo da parte esperienza, che quella ci serve. Siamo a metà livello, ragazzi, Nulla di particolare, però, insomma. Magari la prossima volta sbloccheremo un altro scheletro. E allora lì può cambiare la musica e dirigeremo noi l'orchestra. Ah, ma infatti guardate gli spettatori che ci stanno, vai, va. I corvi devo dire che non sono molto pericolosi. Bisogna fare attenzione un attimino ai cinghialotti. Ah, ah, che è cascato? Ah, perfetto, questi sono dei reagenti. Quindi con questi poi ci potremo creare delle reliquie particolari e potenti che vedremo semmai più avanti, perché è una cosa abbastanza complicata, cioè complicata, più che altro la cosa più difficile è recuperare tutti i reagenti. Per il resto basta comporli dal mercante speciale che troveremo in città. Ma questi stanno a seguire, allora salvamolo. Mamma mia, che tremarella che c'ha questo. Oh, dai che finì, ancora trema. Thank you. Ma di niente, figurati, se c'è un po' di oro e un po' di esperienza pure. Benissimo, abbiamo aiutato il tipo, ora possiamo procedere per la missione principale. Siamo nella direzione giusta perché, ecco, si accendono i focolai. Sviamo un attimino di qua, vediamo se c'è qualcosa. Magari becchiamo qualche accampamento pieno di scrigni. Ma sempre sti corvi stanno dappertutto. Oddio, attenzione. Oh, gli scheletri, copritemi. Mamma mia, so io che devo coprire a loro. C'è la miseria. Ma morono troppo facili questi, Dagli una mano, qua siamo però uno sputo dal livello. Potrebbero cambiare le cose, Probabilmente ne potremo evocare tre. E allora, eccola ragazzi, qui la situazione cambia. Andiamo subito a vedere se lo potremo fare. Limite evocazioni, 3. È fatta ragazzi. Cominciamo ad avere il nostro piccolo esercito. Dico piccolo perché ci sarà ancora da sviluppare il nostro grandioso esercito che vedremo. Ah, ma ecco un altro tipo da aiutare, così ci darà altra esperienza, altro oro. Lo so che voi aspettate sempre l'eroe di turno che passa per sbaglio, no? Colline di Laconia. Ma il nemico dovrebbe stare qua, Eccoci qua, una bella bottiglietta. Anche un reagente, ci prendiamo pure quello. Diciamo che comincia ad essere un'altra cosa. Abbiamo tre scheletri, ragazzi, non sono pochi, Cioè quasi quasi non mi devo più preoccupare di nulla. Fanno tutto loro. Ammazza, è già morto. Andiamo a riconsegnare, fortunatamente sta vicino. Eccolo, abbiamo riportato la testa del bruto. Ah, bellezza, speravo un qualcosina di più, Però già vede qua la striscetta gialla che poi diventa rossa. Te dà qua la certezza e la tranquillità che non te danno sicuramente tutti questi satiri. Allora, ci abbiamo tre scheletri, dovremo riuscire, non dico a uscire facile da sta situazione, però mi danno fastidio giusto quelli che scoccano le frecce, mi danno fastidio. Io purtroppo non posso, io posso soltanto supportare gli scheletri, anzi, manco io posso fare niente perché non li posso nemmeno curare per ora. In futuro, ragazzi, vedremo anche questo particolare. Comunque, anche tutto questo esercito siamo riusciti a farlo fuori. Per il momento la nostra avanzata non ce la ferma, non manco per sbaglio. Oddio, che so, arpie, brutte spie. Bravi, fate cascare i pezzi. Ah, abbiamo questa roccia che ci dà l'esperienza bonus, quindi cerchiamo allora a questo punto di uccidere più satiri possibili, perché
ci si accumula tutto il bonus di E. Aia, aia. Facciamo attenzione, eh. No, 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 io non voglio crepare. Madonna, sono tantissimi, ragazzi, sono tantissimi. Quello stava pure sul cavallo. Mamma mia, questi c'hanno pure la cavalcatura. Stiamo a rischio vita. Oddio, guarda come mi inseguono. Ecco, vedete, va con lui, va. No, no, andiamo a fermare tutti. Mannaggia, mi tocca chiamare un altro. Chiama, chiama. Eccolo. Dai, 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 dai. Adesso c'è la rivincita. Dacci i vostri, c'è la rivincita. Va, va, pure il mago c'avemo. A sto punto chiamo. No, non c'ho ormana. Se no potevo chiamare pure il terzo. E allora, che dicevate? A sto punto così chiamo pure il terzo, va. Ecco, tutte e tre, ma non mi fermate, eh. Porca miseria, guarda quanti sono, stanno pure tutte sotto. E stiamo di nuovo a rischio vita. Meno male che le pozioni non abbiamo troppi problemi a trovarle. Vedo che le troviamo abbastanza spesso. Perfetto, un altro accampamento distrutto. Possiamo procedere tranquillamente. Credo che stiamo andando nella direzione giusta. Un altro livello, questo non me l'aspettavo. Mamma mia, non ci ho fatto caso. E allora qui, ragazzi, diventiamo sempre più potenti. È ancora lontana la strada dove potremo evocare 4 scheletri, però non è detto che magari sia nel prossimo livello. Nel frattempo attraversiamo il ponte e speriamo di non trovare qualche posto pericoloso. Via per Sparta. I corpi non mancano mai, eh. Quindi ancora non cambiamo la tipologia di mostri. Abbiamo incontrato quelle arpie di prima e basta. Ragazzi, siamo in un'altra zona. Siamo in un'altra zona, ci siamo portati un pochino più avanti. Vi ho eliminato più che altro un pezzo abbastanza noioso e ripetitivo. Intanto era tutto uguale, ecco un altro livello. Un altro livello, stiamo sempre procedendo per Sparta, ovviamente, eh. Non è che ci siamo allontanati più di tanto, anzi avvicinati, perché siamo andati avanti. Ok, io penso che quando evocheremo anche il quarto scheletro, ragazzi, andremo proprio avanti a tutta gallara, non ci fermerà più nessuno. Ma guardate questo quanto è grosso, questo cercava di ammazzarlo. Ma sa che siamo arrivati, quelli stanno dalla parte nostra. Accampamento militare spartano, ci siamo. Ci siamo. Qua ci possiamo tranquillamente rifocillare. Ah, sta musichetta che mi dà un pochino di tranquillità. No civilian gets in to see General Leonidas, especially when he's in a council of war. Però fa parte della missione principale, devo parlare per forza. E eccola qua che si è aggiornata. Eccolo, ragazzi, questo è quello di cui vi parlavo prima. È il mercante, quello speciale che, appunto, con questa letterina e i vari reagenti potremo comporre appunto il manufatto che potremo indossare e ovviamente essere più potenti. Ma tocca prima cercare tutti i reagenti. Per il momento ce ne abbiamo solo qualche pezzo, quelli poi vanno uniti. Insomma, diciamo che è un processo abbastanza lungo. Qui ci vendiamo quello che non ci occorre. Magari quello che ci occorre, appunto, ce lo mettiamo. Ecco lì, non ce l'avevo proprio addosso. Quest'arco, quello famoso che c'avevamo prima, che famoso lo tenemo. Che se quasi quasi me lo venderei, tanto penso che il nostro futuro non sarà l'arco, ragazzi, ma come ripeto, faremo da supporto al nostro gruppo, quindi vediamo se questo appunto c'ha qualcosa per diventare appunto un mago da supporto. Tanti soldi qua non ce l'ho. E questi sì, e ci abbiamo anche le caratteristiche. Questo invece ci richiede il livello del giocatore, che ancora io non ho. Vabbè, per il momento diciamo che possiamo anche proseguire così. Benissimo, ragazzi, direi che riprenderemo nel prossimo video direttamente da questa cittadina e andremo insieme a scoprire quali altre missioni e quali altri mostri incontreremo mai in questa grandiosa avventura. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un like se vi fa piacere e ci vediamo al prossimo video.